Siamo ancora alla pedalata, forza di spingere, ma oramai comincia a farle mani. Bravissimo! Un applauso, un grande applauso a Zanoni! Ecco, la volata per il secondo posto, corridoio a 100 metri dall'arrivo. Alberto Zannoni contro Auto Zai, inizi la stagione qui a San Paolo d'Argon con una bella vittoria, meglio di così non si poteva cominciare. Sì, l'obiettivo era quello di partire, di iniziare la stagione bene, e credo che iniziarla con una vittoria non potesse che andare meglio, anche perché Pippo ha fatto secondo, quindi i primi secondi, la prima gara, è un bellissimo risultato. Una bellissima azione la tua nel finale, raccontaci come sono andati proprio questi ultimi chilometri. Ma niente, l'ultima volta che abbiamo preso il Colle dei Pasta è stata molto tirata, perché Faresina ha provato 2-3 volte e siamo scollinati in una decina, e quando abbiamo iniziato la discesa ho visto il momento buono e ho provato a buttarmi giù a capofitto per cercare di prendere quei metri che magari dopo sapevo che con cui era facile arrivare, e per fortuna sono riuscito a cogliere l'attimo e sono arrivato da solo. Contro gli Auto Zai siete sicuramente una delle squadre di riferimento a livello nazionale per la categoria juniores. A livello tuo personale, la stagione è iniziata benissimo, lo abbiamo visto. Quali sono gli obiettivi del 2016 per te? Ma sicuramente adesso è continuare così, cercare insomma di essere abbastanza costante, di far vedere che anche quest'anno, anche se abbiamo 8 primi anni, comunque ci siamo e possiamo fare bene. E per concludere, la dedica per questa prima vittoria dell'anno. La dedica va per primi i miei genitori che mi seguono sempre, mi aiutano in tutto quello che faccio, e poi a tutta la squadra dal primo all'ultimo, perché senza di loro probabilmente i risultati non arriverebbero.